fortissimo odore di gas ha provocato una generale preoccupazione oggi pomeriggio, poco dopo le 15, in tutta la città di Fano. In pochi minuti, infatti, è partito un tantan sui social, dove decine di persone hanno segnalato una nube di gas spinta da un forte vento proveniente da sud-est, come ci hanno raccontato nella nostra pagina Reporter di Strada, nella quale abbiamo dato aggiornamenti in tempo reale. I vigili del fuoco, che si sono attivati all'istante, hanno cominciato a perlustrare la città. Da Baia Metauro, dove in un primo momento si è pensato a una fuga di gas, alla centrale situata nella frazione di Caminate. Ma non sono stati riscontrati danni alle strutture di distribuzione né di Edison né di Eni. Quindi, dopo gli accertamenti del caso, i pompieri sono ripartiti alla volta della Sassonia, proseguendo nei controlli dei vari quartieri della città. Le segnalazioni sono arrivate anche da San Lazzaro, dal centro storico, zona Colonna, Ospedale, San Cristoforo, Fano 2, Centinarola e Metaurilia. Anche l'ASET SPA ha effettuato dei controlli insieme all'AES, il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio fanese, ma senza riscontrare anomalie. Anche al pronto soccorso non sono stati registrati accessi inerenti alla possibile inalazione di questa sostanza. Verso le ore 17, poi, non avendo constatato con certezza l'origine del problema, si sono fatte largo due ipotesi. Una, quella di una bombola di GPL, derivante da un probabile spurgo di qualche cisterna, mentre l'altra, quella dei lavori sulla piattaforma dell'Eni, denominata Barbara C e situata al largo di Fano. Quest'ultima però è stata scartata da Luciano Benini, responsabile dell'ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche. Ero personalmente alla spiaggia dei Talenti a nord dell'Arzilla e ho sentito questo forte odore di gas. Mi sentirei di escludere la possibilità che derivi da una piattaforma a mare, perché quando viene estratto da una piattaforma si trova ancora in uno stato liquido, viene pompato attraverso una condotta sotterranea verso la stazione di Tombaccia, solo lì diventa in forma gassosa. E poi vengono aggiunte quelle sostanze odorose che noi sentiamo, che ci consentono di capire che è una fuoriuscita di gas. Quindi cercherei senz'altro la causa in altre ipotesi. Come ARPAM non siamo stati coinvolti, anche perché non ci sono stati effetti sull'ambiente, almeno fino a questo momento.